vediamo in questo video quando un narcisista ti vede diventare troppo forte, questo è quello che fa. Prima di affrontare il tema, però, metti un like, condividi il video con i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super Grazie. Se vuoi avere invece gli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Quando un narcisista ti vede diventare troppo forte, questo è quello che fa. Allora, quando un narcisista, il narcisista da un certo punto di vista è anche attratto dalle persone che apparentemente sono forti, proprio perché questo è un po' il paradosso del narcisista, no? Cioè, il narcisista vuole controllare le persone, ma ovviamente più riesce a controllare, riesce a manipolare una donna o un uomo di alto livello, più questo è importante, no? Cioè, manipolare un derelitto o una derelitta, come dire, non gratifica tanto il suo narcisismo, perché il narcisista è comunque attratto anche dalle persone importanti, quindi magari persone che abbiano dei punti di forza sociali, siano importanti, famose, finanziarie, siano persone benestanti, abbiano una stabilità, abbiano una bellezza. Quindi il narcisista, ad esempio, maschio di solito va a cercarsi donne belle e la narcisista femmina, diciamo che magari si cerca uomini belli, ma anche uomini ricchi e viceversa comunque. Quindi questo è molto importante. Quindi il narcisista utilizza un po' tutte queste caratteristiche per apparire vincente e perché ovviamente, come dire, seduce, coinvolge una persona di basso livello, di bassa qualità, non appaghi la tua indole narcisistica, diciamo. Quindi inizialmente il narcisista è attratto dalla tua forza, però è ovvio che quando la tua forza poi si manifesta nel fatto di non farti manipolare, di non farti controllare, diventa il centro, il nucleo delle sue preoccupazioni, perché il narcisista dice: ma come mai adesso cosa faccio che non riesco a gestire questa persona? Come faccio? Come non faccio? Quindi si sente da quel punto di vista lì bloccato. E tu diventi di fatto un avversario, perché il narcisista rivendica tra l'altro il tuo stesso potere, non tollera il fatto che tu sia più bravo o più brava in diversi settori della vita e diventi, tra virgolette, un avversario da distruggere. La tua forza è il centro delle sue preoccupazioni e la relazione diventa un braccio di ferro. Quindi il narcisista cercherà in qualche modo di, diciamo, sminuirti, di defraudarti economicamente, defraudarti in tutti i modi, rovinare il tuo rapporto con la tua famiglia, ad esempio, perché anche una persona che è forte perché ha un buon rapporto con la famiglia, magari il narcisista invece ha un rapporto di merda con la sua famiglia. Quindi, siccome il sentimento, diciamo, che alimenta il narcisista è proprio il sentimento dell'invidia, bisogna tenere presente che anche questo è un qualcosa che va gestito, che va preso in considerazione. Quindi dobbiamo, diciamo, fare questo, renderci conto che queste cose sono cose che non hanno nessun rapporto, diciamo, positivo. Quindi tu hai un buon rapporto e loro non tollerano questo. L'invidia è quello che muove il narcisista. Quindi queste sono un po' le caratteristiche. Quindi devono iniziare a squalificarti in qualche modo, devono dimostrarsi superiore, la tua forza lo infastidisce profondamente. Ed è la stessa cosa che invece all'inizio l'aveva attratto, quindi questa è un po' la cosa paradossale. Quindi il narcisista, quando poi percepisce che sei una persona forte, cerca di demolirti, cerca di distruggerti, cerca di
crearti instabilità, di renderti debole, di come dire, questo non deve accadere, però, proprio perché tu sei una persona forte, devi mantenere la tua forza, devi mantenere il tuo coraggio, devi mantenere le tue energie e non devi assolutamente cadere nella trappola viscida del narcisista che cerca di tirarti giù. Quindi è molto importante mantenere la propria emotività e io credo che una delle cose fondamentali sia avere la consapevolezza, cioè essere consapevoli, proprio estremamente consapevoli di quello che è del comportamento che i narcisisti hanno, di come agiscono i narcisisti, perché avere questo comportamento, imparare ad avere, diciamo così, un comportamento che possa essere valorizzante e mai cedere, diciamo, ai tentativi di gaslighting, perché poi quello che tenderà di fare il narcisista è utilizzare tutti i mezzi di manipolazione, no? Il gaslighting in primis, cioè farti passare per folle, farti passare per instabile. E quindi la consapevolezza, quando hai a che fare con una persona che in qualche modo cerca di renderti debole, cerca di denigrarti, cerca di squalificarti, cerca di farti stare male, quello che tu devi fare è prendere atto di queste cose e, diciamo, far sì che le persone non possano assolutamente essere in grado di nuocerti, essere in grado di ferirti e quindi non devi dare peso a quello che dicono, a quello che fanno. La consapevolezza è quella che ti può aiutare. Soltanto attraverso la consapevolezza tu potrai venire fuori da questi meccanismi nefasti, potrai venire fuori da questi meccanismi denigratori e potrai liberarti per sempre di queste persone, potrai liberarti per sempre di queste situazioni. Quindi questo è, credo, un punto molto importante, un punto di forza, un punto veramente che deve renderti vincente. Quindi essere vincente vuol dire non cadere nella loro trappola. Solo in questo modo potrai manifestare la tua forza e potrai far sì che il narcisista si sganci fondamentalmente, ma soprattutto devi sganciarti tu. E non sperare di cercare di conquistarlo, perché le persone che si comportano in questo modo, siano narcisista certificato o meno, che questo non lo saprei mai, comunque sono persone estremamente negative, estremamente nefaste, che dobbiamo allontanare tassativamente dalla nostra vita, perché ci daranno sempre e soltanto dei problemi. Bene, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.